Dunque, prossima porta. Empireo. Questa è la settima porta, l'ultima. È tutto pronto? Davvero è l'ultima? Ah sì, è l'ultima. Questo mi fa pensare che forse dovrei provare a fare il Reaper, perché non vorrei avanzare con la quest principale per poi ritrovarmi che non posso più tornare indietro. Oddio, nel gioco originale anche all'ultimo giorno potevi farlo all'infinito senza problemi, anzi c'era Elizabeth che addirittura ti curava SPHP gratis. Il vero problema è che, a parte che questo pugnale mi sa che l'ho venduto, è arrivato a questo punto. Dicevo, il vero problema è che avevamo fatto troppo affidamento su Caos Scarlatto nella prima partita. Qua, l'unica cosa sarebbe Armageddon, ma a prescindere da quello, cosa troverai una volta a destinazione? Bella domanda. Il vero problema è che o ci sono altre teorgie che non abbiamo preso in considerazione ancora, o quell'ultima porta ancora non è l'ultima porta. E riguardando indietro, effettivamente, l'unica persona che avevamo creato con qualcosa di sparo era Masakado. Era Masakado, ma con tutti quanti i nemici. Masakado non è male, anzi, anche perché comunque l'abbiamo buildato bene, che tra parentesi adesso potremmo anche rifarlo. Che riguardando anche questa, che tra l'altro non avevo fatto nella prima partita, ha solo una debolezza. Non è neanche male, sai. Va bene, l'unica alternativa che mi è rimasta è potenziare Bishamontep in modo tale che apprenda Amplifica Perforazione e abbia già potenza Perforazione. Dobbiamo allenare Bishamontep. Oh, abbiamo sbloccato una nuova cosa? Che cosa? Nuovo potenziale, quali? Quindi Scatacrach e credo Chuchun Lane, perché ce ne sono due uguali. Danno da perforazione ingente, a un nemico ignora la resistenza, alta chance di paura. Attenzione, perché in realtà questa cosa non è per nulla male. Eccolo qua infatti, Shiva. Ci mancano quindi tre livelli per farlo e non l'avevo fatto quindi. Eppure mi ricordavo di averlo fatto, che comunque avessi intenzione di farlo. Mi ricordo che volevo farlo perché avevo visto che aveva questo attacco. Che a questo punto io mi chiedo, perché cazzo ho fatto Masakado quando c'era sto bestione qua? Tutto per cosa poi? Per... in realtà nulla, visto che sto DLC probabilmente sarà fine a se stesso. Comunque sono uscito un attimo solo per vedere se la nostra amica delle carte ha carte che ci potrebbero aiutare. Allora, ha potenza chance di critico, che nel caso non potessimo passare almeno ce l'abbiamo. Signore delle armi, me lo passo da Siegfried. In teoria abbiamo tutto quello che ci serve. L'ultima porta. Andiamo. A questo giro siamo pronti. Ho preso quello che dovevo fare, ho sperimentato quello che dovevo sperimentare. Faccio un'escansione. Oh, è la figura, sto ricevendo un segnale. Avanza pure, Aegis, ma fai attenzione. Ok. Ah, ok, però dobbiamo ancora avanzare. E la prima mano arcana se la giudica Junpei. Abbiamo già l'impeto arcano, quindi vediamo quanta esperienza ci danno. Beh, 15.000. Inoltre abbiamo anche il diavolo, il che vuol dire che se troviamo pietre preziose, per esempio il rubino, beh, sarà vantaggioso per noi. Quanta gentina con bei colori qua. Visto che questo l'ho preso giusto per registrarlo e per spostarmi poi potenza, amplifica, signore delle armi, e in realtà non è neanche anche male, perché l'ho buildato non per usarlo, ma nell'aspettativa di, potremmo anche pensare effettivamente di usarlo. 73 d'attacco, schifo non fa. Quindi, proviamo Artia Kashyyyk. Atavaka. Bello, sempre bella l'animazione. Forziere numero 1 ci aprirà la porta dell'orologio, scopriamolo subito. Amplifica elettricità, bello. Porca di quella... ah, madonna mia, sto zitto! La fortuna proprio. Anche perché amplifica elettricità, schifo non fa, eh. E anzi, forse rifacendomi a quello che dicevo anche negli scorsi episodi, il DLC secondo me aiuta tantissimo, diciamo, nell'avanzare rispetto al gioco originale. Quindi è più facile, secondo me, trovare belle carte in questi ultimi dungeon tranquillamente. Certo, ti vai a usare le chiavi, però comunque puoi trovarle molto più facilmente di quanto le trovassi nel gioco originale. Allora, facciamo un piccolo change. Mettiamo lui
e voglio provare il nuovo attacco, Segugio d'ombra. Ah, ma è solo uno. Peccato, cavolo. Non mi va di sprecarlo così però. Che peccato. No, volevo provarlo, ma non mi va di sprecarlo solo su una creatura. Magari su un'ombra forte la proviamo. Dunque, visto che a questo giro siamo agli sgoccioli, a questo giro non mi sprecherei per potenziare Mitsuru, anche perché gliene mancano tre rispetto ad altri. Potenzierei proprio Koromaru, sempre per avvicinarlo sempre di più al suo obiettivo finale. Junpei ce lo portiamo dietro, Yukai ce la portiamo dietro, quindi potenzierei Amada. E guarda un po', c'è una Monade per allenarsi. Perfetto, Amada apprende Amplifica Luce, quindi gli manca solo la sua ultima abilità. Koromaru apprende i suoi due Amplifica e anche a lui manca la sua ultima abilità. Abilità che ci sarà anche molto utile. Più di potenziamento di Ken, ovviamente. Perché dico questo? Perché potenziamento già noi ce lo facciamo di base a tutta la squadra, quando succederà ovviamente, mentre debilitazione dovremmo usarlo noi, perdendo noi un turno. Mentre se usiamo Koromaru, usiamo il turno di Koromaru, noi abbiamo già potenziamento ed eventualmente anche carica e attacchiamo. È quella la vera furbata. Segugio d'ombra. Proviamola. Vediamo com'è. Ok, carina. Bello, bellissima. A parte che io lo ripeto, lui, anche se ha i capelli neri e l'altro c'ha i capelli argentati ed è più bella, come espressione sembra Griffiths. Sembra veramente Griffiths. Fatto benissimo, questa mi è piaciuta come teurgia. Non ti dico che potrebbe essere l'alternativa a Caos Scarlatto, perché Caos Scarlatto è qua. Però, non male. Dai, ancora un livello e ci becchiamo Amplifica. Vediamo quest'ombra forte. Non scappa. Ok, siamo allo stesso livello allora. E sono le teste. Facile bersaglio. Ulla, la carta del re. Sta carta io tra l'altro avevo pensato che si potesse ottenere solamente all'ultimo piano del Tartaro, nell'ultimo giorno, quello prima di affrontare Nyx. Qua invece mi sa che vabbè, come dicevo, è tutto più semplificato. Infatti otteniamo carica, che è una carta abbastanza rara. Guarda, i soldi per adesso ne ho e Balzebub mi serve per le fusioni, quindi prenderemo i punti esperienza per vedere quanti ce ne danno e Balzebub. 50.000. Sti cacchi. Perfetto, ciocca del re della saggezza. E Bisha Montep, quanto gli manca per salire di livello e quindi per fare una gran bella fusione? 10.000, poco. Che tra l'altro, parlandoci anche schietto, Bisha Montep non è neanche male, cioè ha delle belle difese. Se ste testoline sono così facili da abbattere, tanto meglio per noi. Quindi queste testoline non hanno nessuna debolezza, peccato. Ma siete comunque facili prede. Guarda un po'. Beh, di base ci danno già 20.000, che comunque non è male. Comunque è assurdo quanto ormai il distacco fra Angelo e Succube sia così esagerato. Cioè, Succube è arrivata dopo, non l'abbiamo toccata minimamente con incensi o cose. 81 di magia, 69 di agilità, che comunque anche Angelo se la cava bene. Però Angelo è più bilanciata, mentre Succube è proprio pam 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 con la magia così. Vai, spaccali. C'è Succube per... Ah beh, hanno resistito, mica male. Succube, per capirci, adesso come attacco se la gareggia mica male con Kaguya. E bravo Junpei, il signore del critico. Dai, dammi un po' di punti esperienza che ci fanno comodo. Ecco qua, grazie. Assorbi ghiaccio? Tutte. Ste cacchio di carte a questo punto sono la cosa migliore rispetto anche ai soldi. 50.000. Camo Susano e Bisha Montep salgo di livello. E ora Bisha Montep ha fatto quello che doveva fare. Entriamo nella monade, che così vediamo quali sono gli ultimi premi che troveremo. Abbiamo la testa, i dadi e un cavaliere. Comunque, per quanto parli bene ormai di Succube, credo che abbia raggiunto il suo obiettivo, visto che questa gente qui ormai è diventata molto resistente. Per quanto comunque tanta roba, veramente tanta roba questa Succube. Ci sta che arrivati all'ultimo dungeon i nemici non abbiano debolezze. Oh, ma fuori troviamo il re e qua dentro troviamo solo la regina. Vabbè, speriamo che ci diano un bel po' di esperienza allora. Quasi quanto le ombre forti fuori, Quasi. E abbiamo dovuto affrontare tre ondate qua, Perfetto, mano di Dio. Ci manca solo Amplifica Elettricità. Dunque, vediamo i premi di questa zona. Eminenza, magia 13. Cavolo. Ok, vediamo quanto prendiamo. Amplifica per...
Che palle! Ho fatto tutto sta manfrina apposta per avere amplifica potente perforazione. Tu me la regali così adesso? Non ci voglio credere, questa è una presa per il culo. Che apprezzo, per carità, perché almeno abbiamo la carta, ma vaffanculo. Apprezzo tantissimo il gesto, ma vaffanculo. No, 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 adesso ho bisogno di un teletrasporto, uscire da qui e fare immediatamente quella persona. Grazie delle due chiavi. Dopo aver fatto tutto sto giro incredibile, Kumbanda più Bishamontep fanno Barong. Potenzia, amplifica, amplifica. Ora, per quanto mi dispiaccia, saluteremo anche Siegfried e lo fondiamo con Nagaraja. Spostiamo Discepolo Sagace, Signore delle Armi, e i due critici per sicurezza ancora, nel caso ci serva anche per qualche altra fusione. Ed infine fondiamo Barong e Rangda per ottenere Shiva, che effettivamente ora ci sta che l'abbia confuso che l'avessi fatto, visto che è uguale a quell'altro. Solo che questa abilità è molto interessante. Allora, abbiamo detto che Discepolo Sagace ce l'abbiamo, quindi Signore delle Armi, critico, critico. A questo punto abbiamo anche amplifica perforazione. Non mi ricordo se ce l'ho potenzia adesso, però. E con questo abbiamo anche la nostra persona da sparo, molto interessante, con un'abilità perforazione grave a tutti. Bellissima. E io ancora mi chiedo perché cacchio abbia fatto Masakado. Forse sai perché, e non questa, perché Masakado poteva colpire dal l'una 4 volte. Il vero problema è che è un colpo leggero, è quello il vero problema. E tra l'altro abbiamo appena anche trovato Assorbighiaccio, che guarda caso è proprio la sua debolezza, che da debolezza diventa anche un suo vanto ora. Fantastico, bravissimo. Gli buttiamo su anche crescita 3, così da prendere subito la sua abilità. E a questo punto è da capire se mettere potenzia paura o se mettere potenzia alterazioni, o se no non metterlo proprio e mettere Discepolo Sagace e ce ne freghiamo. L'importante è più il critico di quanto sia importante l'effetto. Aspettiamo il prossimo livello e proviamo subito quell'attacco. L'unica cosa è che non possiamo mettergli in questo modo, se mettiamo Discepolo Sagace, il 15% in più dato da potenza bersaglio multiplo. Ma sono scelte. Vi state avvicinando sempre più alla presenza che ho sentito prima. Ora siete vicini, fate attenzione. Sì, guarda, sarebbe bellissimo se questo dungeon in realtà fosse più corto degli altri. Tra l'altro, giusto solo per sicurezza, fammi controllare una cosa. Fammi mettere Shiva. Voglio vedere quanto danno faccio con la mia di arma. Vediamo. Beh, vediamo su un nemico normale. 943. Dovrebbe diventare Shiva la nostra persona principale ora. Signore della... Ma tu stai scherzando? Ma io in sto dungeon ti farmo anche tua madre. Vediamo. 50.000. Shiva, quanto ti manca già per salire di livello? Voglio già provare quell'attacco. 25.000, dai, dai. Un altro paio di giri di nemici e secondo me già ce la facciamo a livellarla. Amplifica oscurità, ma Dio mio. Cioè proprio te le stanno regalando queste cose. A meno che non ci sia un altro dungeon dopo di questo, questo credo sia il dungeon migliore dove poter farmare soldi, esperienza. Oggetti non lo so. Oggetti non abbiamo visto granché, a parte le carte si intende. Se vogliamo affrontare il Reaper, come dicevo, mi sa che questa è la zona migliore dove livellare per ora. A meno che, come dicevo, non ce ne sia un'altra dopo. Non ti dico che subito andiamo a prendere Satana o Lucifero o Satanael, però siamo lì ormai. Oh, e finalmente Shiva sale di livello. E dai, per il momento crescita glielo lascio, così si becca quei punti extra quando non lo utilizziamo. E direi di provarlo subito, nella speranza che questi non siano resistenti allo sparo. A quanto pare no, aspetta, oppure abbiamo crittato. Bellissimo! Che bello, sembra Arti Akashic ma con i pianeti, o col karma, in realtà sembravano pianeti, ma bellissima. Rivediamolo. Bello. E dà pure paura, penso un po'. Benvenuto in squadra. Rispetto a Masakado che forse farà un colpo, è comunque ben accetto. Benvenuto in squadra. Benvenuto, benvenuto in squadra. Benvenuto tra di noi. La cosa che mi piace un sacco è che sia Shiva che Atavaka hanno
più braccia di quelle che gli servono. Stavo pensando che Orfeo Telos sia la persona migliore per affrontare ovviamente Elizabeth. E ti mettono questa persona senza nessuna abilità proprio per permetterti di costruirla come vuoi. L'unico vero mio dubbio è se urla di trionfo si può spostare, e ne dubito altamente. E tra altri 4 livelli finalmente riavremo Thanatos. Nanka Fuka no hanno kito hen ja ne? Ano kage ga nan datten da? Ah, Junpei. Dai, non ti ci mettere anche tu. Sembra che il nemico aspetti più in basso, è tutto pronto? Junpei, ok, lo giustifico. Però gli altri... Eccoli qua. Sono tornati... Tra l'altro, parentesi aggiungo a questa cosa. Quello rosso c'ha l'armatura di Yoshitsune. Sì, però dillo. Cioè, non tenere tutti sulle spine, che tanto è ovvio. No, no. Non lo fai da tutto il tempo, giustamente. Dai, concentriamoci qua. Peccato che questa è l'unica versione di Yoshitsune che avremo in questo gioco. Allora, quindi... Onen, Tenjin e Kaiden in teoria hanno le stesse resistenze, credo, stesse resistenze che avevano nell'ultimo livello del Tartaro. Ma chi se le ricorda? Quindi, giusto per iniziare alla grande, proviamo a sparare a qualcuno. Vediamo. Ok, 2 critici. Già un ottimo inizio. Lui non resiste allo sparo, quindi ci riprovo. Magari lo abbattiamo. Perfetto. Oh, Shiva, appena arrivato. Basta, boss fight distrutta con 2 colpi. Quasi, quasi distrutta. Finita con Yukari. Brava, brava. 88.000, porca troia. E la forza. La forza che aggiunge 5 CP al gruppo. Ok, non è male. Tsukube, Hecate, Shiva, Tavaka, tutti che salgono di livello. Bravissimi. Ok, via libera. Che cavolo è quella figura? Continua a metterci bastoni tra le ruote, ma non molleremo. Non abbiamo il lusso di tornare indietro. Non trovi anche tu Aegis, dobbiamo andare avanti. Concordo. Muoviamoci e non riposiamo. Sono lieta che tu abbia capito. Scusa, non creerò altri problemi, muoviamoci. Yukari, tesoro bello, non è tanto una questione di problemi. È tanto una questione che sei pesante. Sei diventata la Junpei 2.0 del gruppo. E abbiamo solo 2 forzieri. Una terrà un'arma, spero, vero? Beh, guarda. Vabbè, tienila. Allora, a parte che non pensavo. Bellissima, tra l'altro. A parte che non pensavo che fosse per Junpei, però effettivamente da qua in poi credo che troveremo le armi finali gratuite dei nostri compagni, perché le armi finali più potenti ce le fa la tizia. Qua invece troviamo quelle finali che il gioco ci dona. Esatto. Proseguiamo, Fuka. Tanto ormai ha capito chi è quella figura. Esatto. Forse anche Yukari un po' se lo immagina. Quella figura... No, non può essere. Non può essere. Adesso l'hanno capito. Mamma mia. Riflette taglio. Beh, cavolo. Un pelo meno utile rispetto a resisti e annulla attacchi fisici. Ma comunque non male. Se troviamo rifletti sparo, lo metterei su Tsukube, visto che era la sua unica debolezza mancante. Attis è salito di livello. Perfetto, ha già fatto quello che doveva fare. Ombra forte, che scappa addirittura. Amplifica ghiaccio. Sì, questa zona ormai è la zona puramente finale, dove prende tutte le carte utili per combattere, per crearti le ultime persone, quelle belle toste. Che poi sono contento di aver creato Susanoo ed Hecate al tempo, perché effettivamente una persona di ghiaccio e una persona di fuoco come quelle due ci serviva, e soprattutto sono state utilissime fino ad ora. Anche perché se avessi dovuto aspettare qualcuno di fuoco e qualcuno di ghiaccio, dovevamo aspettare un bel po', come abbiamo dovuto aspettare per una persona di fulmine. Assorbi vento, bellissima. Rifletti colpo, ok, ok. Io prendo tutto a sto giro, visto che i soldi comunque li stiamo facendo. Uno con gli oggetti e due... Comunque 2 milioni per adesso ci bastano. Stavo pensando che canonicamente, per come abbiamo costruito Aegis,
Aegis diciamo che forse è anche più pratica nel combattimento di quanto lo fosse Makoto, nonostante Makoto avesse un potenziale veramente altissimo. Lei invece è più rapida, è più istintiva, è più programmata, automatica nel combattere. Sa già cosa deve fare perché sa già quali sono le debolezze del nemico. Quindi se sa che deve colpire questi dadi col fulmine, subito evoca il drago, pam, colpito. Cannone dell'eminenza, un altro 50% in più di esperienza. Sai che sia sto giro? Nonostante sia più debole, quel pochino di esperienza in più mi sa che ci aiuterà ora come ora. Ok. Beh. Così recuperiamo un po' di nuovo Mitsuru, che lo ripeto, non ci serve arrivati a questo punto. Però buttala via, non si sa mai che potrebbe tornare utile per qualche sia arcano motivo. Concentrazione, non si sa mai, può essere sempre utile. Su Yukari, dai, ti manca la tua ultima abilità. Sono in realtà tentato come seconda persona di alzare Koromaru, così lo portiamo ancora più vicino, se non addirittura superiamo quello che gli serve. Oppure Metis, però Metis ce la possiamo portare dietro per ora. Bravo cagnolone, che sale finalmente di livello. Mitsuru apprende tutto quello che doveva e anche Koromaru. Oh, che culo. La tenterei, ma ho paura del risultato. Ma onestamente vorrei evitare qualsiasi tipo di sconfitta adesso. Più che altro perché mi sa che non ho salvato prima di entrare qui. Oh, ma chiavi? Eccone, stavo dicendo, non ne troviamo oggi? Lo so, Fuka, hai ragione. Lo affronterei se avessi Caos Scarlatto. Lo affronterei proprio a mani basse. Lo farei immediatamente. Dato che non ce l'abbiamo, dobbiamo fare un po' più di attenzione. Ecco, guarda, abbiamo trovato una chiave sola prima e ora ce l'hanno regalata un'altra. Già che ci siamo, abbattiamo anche questa mano d'oro. Quindi l'ultima abilità di Metis è resistere agli attacchi fisici. Che io mi sono appena reso conto di una cosa e sono un cretino. Tutte le volte che io avevo bisogno di tornare indietro e dicevo devo trovare un teletrasporto, bastava che usavo l'uscita di Fuka. Non ci ho mai pensato fino ad ora. Adesso a fine gioco ci pensiamo. Ovviamente ad Asura non insegniamo mano di Dio, perché tanto la prende da solo. Se ti piacerebbe togliermi amplifica colpo, non ci pensare neanche. Ok, ora dobbiamo fare o Uriel o Gabriel utilizzando Attis. Otteniamo quindi Gabriel con le abilità di cura, o meglio di resurrezione. Da Raphael prendiamo Stella del Mattino e amplifica divino e potenza divino. Perfetto, 5 slot giusti. A breve saluteremo Angelo, che ci ha fatto compagnia dall'inizio della serie, e tra un po' avremo tutta la nostra squadra completa. Arrivato a questo punto, se usiamo Orfeo Telos, però che senso avrebbe usare Satana? Diciamo che ce l'ha perché Satana è forse sistemato un pelo meglio rispetto a molte altre persone che abbiamo. Quindi abbiamo Asura che usa i pugni, Shiva che usa lo sparo, Mikel che usa il taglio, Koryu che usa il fulmine, Susano che usa il ghiaccio, Hecate che usa il fuoco, Kaguya che usa la luce. Volendo possiamo prendere Magatsu Izanagi. Ci mancherebbe qualcuno di vento. Quindi Thanatos prenderà il posto di Hecatombe Air, Satana quello di Angelo, Orfeo Telos prende il posto di Gabriel, che è qua solo per le prossime fusioni. Ci rimangono due buchi, quindi volendo Magatsu Izanagi, che ci serve qualcuno che faccia gli attacchi oscuri a parte Koromaru. Volendo Norma per gli attacchi di vento. Togliamo supporto medico e le diamo signore della magia. Ho appena realizzato una cosa, anzi due. Ci servirà effettivamente perché è una buona persona di vento e ci sta anche cambiare il gruppo. E tra l'altro a salvezza, che è un'ottima abilità che cura le alterazioni e ridà anche gli HP. Ma dobbiamo darle signore della magia e abilità magica. Abilità magica non è indispensabile, ma è comunque un piccolo bonus extra che fa un bel po' di danno. La vera domanda è: quanto fa Norma appena creata? Norma appena creata fa 60. Non ci pensare neanche a togliermi Pantarei, che è l'unica cosa per cui l'abbiamo ricreata. Potenzia vento, abilità magica, annulla attacchi fisici, signore della magia, gliela insegniamo con la carta, crescita 3. Dobbiamo ancora trovare la sua resistenza all'elettricità, ma quello è un problema che possiamo risolvere. Al posto di Maragidain metteremo salvezza. Al posto di annulla attacchi fisici o di crescita, resistenza all'elettricità. A Hecate sistemiamo la sua unica debolezza. Ecco qua. E ora possiamo finalmente proseguire. Vediamo quanto facciamo con Norma appena arrivata.
781. Non male. Amplifica luce. Buono. Credo di aver trovato il nemico potente, più potente che ci sia. Ah, serpe nera, per fortuna non ha potenza e amplifica. Parentesi, ci dà il rubino, quindi dobbiamo ammazzarne il più possibile di questi. Ed è a livello 99, l'ho appena vista sta cosa, incredibile. E guarda quanto è enorme. Scendiamo al prossimo piano e se non c'è un teletrasporto usiamo quello di Fuca e usciamo. Perfetto, perfetto. Sono voluti 7 porte per capirlo? Davvero? 7 porte? Ma va bene la trama, va bene la storia, però se ci è voluto fino adesso per capire che quell'ombra palesemente li sta attirando qua, forse sono io che pretendo troppo. Dunque, finalmente possiamo recuperare il nostro Thanatos, salutare con un enorme grazie Angelo, che è stata con noi dall'inizio della serie. Angelo è stata veramente il top in assoluto di questa serie. Direi di recuperare Satana così da avere qualcuno divino, iniziare a creare già Metatron. Dobbiamo comprarci Yuelel e Messia, poi ci siamo. Dato che non ho voglia di aspettare di comprare Ellel, la rifacciamo, che così grazie a Satana ci prendiamo anche la sua teurgia. Sempre per lo stesso discorso di prima, che non ho voglia di aspettare, a questo punto facciamo anche CU. Ed infine al prossimo livello faremo anche Messia. Con Thanatos e Orfeo otterremo Messia. Ora ci prendiamo la nostra teurgia. Ecco qua Armageddon. Molto forte ma molto rischiosa. Però in realtà con Victory Cry proprio frega niente. Cioè adesso possiamo spammare Armageddon e ricaricarci tranquillamente. Quindi andiamo a fare a botte col prossimo boss, così in teoria dovremmo anche salire di livello. E affrontiamo un Sadomaso e un Toro. E l'ombra. Ormai che te lo dico a fare, Fuca. E però se non la inseguiamo non è che viene lei, secondo me. Ho capito. Ho capito, Fuca, però devi fare qualcosa. Neo Minotauro e Ciclope Ribelle. Grazie a Thanatos, per fortuna, ora tutta la squadra è sistemata. Quindi direi, concentriamoci. Anche lui? Ah. Cerchiamo qualche debolezza, forza. Perché ho la sensazione che questi saranno deboli solamente al divino? Questo dubbio si sta infittendo sempre di più, eh. No, forse. Forse sono deboli solo al fisico. Forse. Scopriamolo subito. Esatto, alla luce, non ha resistenza. Quanto ci fa che luce l'ha? No, perfetto. Oh. Perfetto. Vai, Kaguya. Controlliamo quanto facciamo, vediamo. 400 a colpo. 400 a colpo per 8. Se va bene. Bravo. Ha usato la concentrazione e il fuoco sull'unica persona che è il fuoco zero proprio. Colpisci, Junpei. Critta chi? Critta tutti e due. Grande Junpei. E con questo boss sconfitto. Ti prego, dammi un sacco di punti esperienza. 110.000 e l'appeso. L'appeso cosa ci dà? Un incenso casuale. Ecco fatto, siamo di nuovo liberi di esplorare. Chissà qual è la causa di tutto questo. Perché non ci sto capendo un tubo. E poi perché quei musi lunghi? C'è qualcosa di diverso dal solito, no? Forza gente, sveglia. Uniamo le forze e chiudiamo questa storia. Giusto, Aegis? Va bene. Gambare? Sì, così ti voglio. Ascolta, sto cercando di mettere tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Per marciare uniti, capisci? Insomma, siamo una squadra. Dovrebbe essere il minimo sindacale. Cerca di non dimenticarlo, ok? Grande Junpei. Io ho rivalutato tantissimo il personaggio di Junpei. Tantissimo. Sono contento che sia lui a tirare sul gruppo adesso, più di quanto faccia
sta cretina. Mamma mia, Yukari, ci sono delle volte che te e Fuka vorrei prendervi ammazzate in fronte. Senza neanche dire con rispetto. Candone antimateria, bello. Ma è meno forte di quanto abbiamo trovato nella cazzo di monade. Potenzia perforazione. E vai. Voglio solo vedere. Vorrei solo vedere il modello, ti giuro. Lo metto solo per vedere il modello. Dai, Aegis, ti manca poco per salire di livello. Pochissimo, davvero. Metis ha detto che il motivo di tutto questo ci riguarda. E quella figura oscura più avanti, lei... Comunque, presto scopriremo come stanno davvero le cose. Non molliamo. Io non capisco perché lei non dica le cose come stanno. Sta tenendo tutti sulle spine con sta storia. Che per... Magari qualcuno è ovvio. Non lo so, magari in realtà anche Mitsuru l'ha capito, ma non dice nulla per non creare caos negli altri. Ma lei che sta continuando a mettere le pulci nell'orecchia a tutte, non dice una benamata minchia. Comunque il cannone antimateria è letteralmente un cannone uguale a tutti gli altri. Assorbi elettricità, bella. Brava Norma che sale di livello e finalmente... mi diventi anche una supporter. A proposito di supporter, in realtà stavo pensando a Koryu, che tra parentesi dobbiamo riprendere, di mettergli Dekaja, che così eventualmente se qualcuno si becca un bonus ce lo leviamo. Ma giusto perché aveva uno slot libero, non per altro. Però Dekaja ce l'ha sia Metis che Amada, eventualmente. Quindi diciamo che è solo più una sicurezza per noi che altro. Al prossimo giro fuori lasciamo giù Metis e prendiamo Akiko, che è rimasto un po' indietro. Adesso che ho detto questa frase, troveremo sicuramente un forziere con la porta dell'orologio. Benissimo, c'è anche il teletrasporto e una di quelle ombre giganti. Andiamo a riprenderci il nostro, ormai lasciato tanto indietro, Orfeo. Facciamo Messia. Ed infine, oh Dio mio, Orfeo Telos. Sono combattuto se mette sopravvissuto o no. Emergo dal mare della tua anima. Sono Orfeo Telos, maestro delle corde. Cerchiamo le risposte alle domande più importanti dell'esistenza, insieme. Bello. Alla fine è la versione Iron Man di Orfeo. Non ho mai detto questa cosa. Cos'è che vuoi cambiare? Non ci pensare neanche. Beh, oddio, ce l'abbiamo, signore della magia. Guarda, lo faccio solo per la curiosità di vedere che cosa cambia. Allora, ammetto che non avevo visto che mi ha cambiato anche sopravvissuto. Però guarigione istantanea l'accetto. Forza primordiale no. Ora che abbiamo Orfeo Telos dobbiamo... risistemare tutta la squadra.